Rinascere è un titolo che racchiude tutto, no? Racchiude il saper rialzarsi da una situazione disagiata come la mia e uscirne fuori col sorriso. Quindi questo per me è rinascere. Come hai fatto a uscire fuori col sorriso? Ma semplicemente guardandomi un po' dentro e grazie comunque alla famiglia che c'ho dietro che mi ha insegnato a saper andare oltre alle situazioni difficili sempre con un sorriso. È una speranza che comunque nessuno sa dove porta, come cosa comporta, però che intanto c'è e quindi la sfrutterò fino in fondo, continuando a fare quello che faccio, quindi fisioterapia, allenandomi e facendomi un mazzo grande come una casa come ho sempre fatto, quindi solo così lo scopriremo. Ecco, ma cosa è cambiato nel concreto? Cioè, di cosa si sono accorti i medici? Ma i medici non si sono accorti di niente, mi sono accorto io, volendo io andare a fare un'altra risonanza magnetica che ha un campo più alto per vedere meglio il mio midollo, che evidentemente non si sa quanti, ovviamente non si sa quali assolutamente, però che forse qualcosa passa ancora, qualcosa è rimasto, qualcosa di minuscolo, di piccolo, e noi a questo ci appendiamo e andiamo avanti con grande forza. Ecco, nel tuo libro c'è anche la storia di un tuo amico che ha avuto un percorso simile, la vuoi raccontare? Sì, un percorso simile al mio, comunque ogni lesione è diversa, ogni caso è diverso. E lui è un ragazzo comunque che a 20 anni ha avuto un incidente in macchina e che dopo un paio d'anni di fisioterapia, dove veramente l'ha fatta a svenimento, è riuscito a tornare a camminare sulle sue gambe e verrà qui pure oggi ed lo vedrete, sulle sue gambe che cammina. Ripensi mai alle due persone, no? Che ti hanno messo in questa condizione? Devo dirti la verità, non ci penso perché ho tante, tantissime altre cose a cui pensare che sono molto più belle e mi occupano molto più tempo e quindi pensarle non mi cambia assolutamente niente. Cosa? Scusa, anche nel libro ne parli, non ne parli mai con odio, con rabbia? No, ho dedicato solo una frase a loro, no? Nel momento in cui dico che non sono io ad aver sbagliato posto, al momento sbagliato, la persona sbagliata, non esiste tutto questo, sono semplicemente loro che hanno sbagliato vita. Tutto qua.